Allora, dicevo che nella psicanalisi può accadere che la persona sviluppi una certa paura di conoscere il proprio inconscio, perché esiste un modo di pensare alla psicanalisi, che dipende ovviamente dai psicanalisti, dai periodi e anche dai modelli differenti di psicanalisi. Guardare nel proprio inconscio vuol dire guardare nei bassi fondi della coscienza, cioè cercare le cose più terribili, brutte. E allora nessuno ama molto andare a rovistare là dove trova la disonestà, la menzogna, la truffa. E soprattutto se in qualche modo pensano che sia la verità vera. Qualche volta si sente dire che la verità vera è quella dell'inconscio. Allora quindi tu sei gentile, ma la verità non è la tua gentilezza, la tua verità è l'odio mascherato. E forse a questo ha contribuito Freud in parte quando diceva spesso l'amore non è che odio per i fratelli mascherato. Oppure l'amore è desiderio di cibo soddisfatto. Questi sono modelli che possono, se interpretati in modo superficiale, portare a una visione pessimistica. Visione che è del tutto bandita da una psicologia come quella buddista, dove la vera natura dell'uomo è sempre positiva. E che anche quando l'uomo trova le sue, riesce a raggiungere i peggiori livelli di animalità, al suo interno rimane sempre un luogo di purezza, una scintilla che non si estinguerà mai. Non tutti gli psicologi la pensano così, ne l'hanno pensata così, e soprattutto non tutti i filosofi. Spesso i filosofi hanno pensato, pensi alla tradizione agostiniana, l'io è degno del massimo disprezzo, l'uomo è fatto di legno storto, insomma, sono frasi pesanti. E nella tradizione buddista, la tradizione in genere, la tradizione della psicologia asiatica, invece si considera che la scintilla divina è la nostra vera natura. E quindi noi siamo separati da quella, da un velo, alcuni lo chiamano velo di Maya. Quindi proprio quello che Freud dice che c'è tra noi e i nostri bassi fondi, esiste anche tra noi e le nostre parti più nobili.